ridotta in schiavitù e sottoposta a riti satanici, al via il processo a Milano. Biotecnopolo, Buggioni, DS, ad oggi nessuna apertura al dialogo. Siena Jazz, la governance rassicura e risponde agli attacchi, non rischiamo il collasso. Siena FC presentata la nuova società con il presidente Giacomini e il sindaco Fabio. Tutto questo e molto altro ancora fra poco all'interno del nostro TG. Buonasera dalla redazione di Radio Siena TV, nuovo appuntamento con l'informazione locale. Apriamo con la cronaca. Il 26 settembre a Milano il caso di una coppia di genitori affidatari accusati fra l'altro di riduzione in schiavitù della figlia anche in un contesto di riti satanici e messe nere. Una vicenda costellata di numerosi episodi, molti dei quali avvenuti nel senese. Il servizio. Arriva in udienza preliminare, fissata per il 26 settembre davanti al GUP di Milano, Sofia Fioretta, il caso di una coppia di genitori affidatari accusati, fra l'altro di riduzione in schiavitù, perché per circa 15 anni, tra il 2000 e il 2015, avrebbero costretto una giovane ospitata nella loro casa, quando era appena maggiorenne, a subire violenze sessuali anche di gruppo, anche in un contesto di riti satanici e messe nere, una vicenda costellata di numerosi episodi, molti dei quali avvenuti nel senese. La vicenda con indagini del PM, della DDA di Milano, Stefano Amendola, che ha chiesto il processo per i due imputati, era venuta a galla quasi un anno fa, a novembre 2022. Il Tribunale di Riesame di Milano aveva revocato la misura dell'obbligo di dimora e di divieto di avvicinamento con braccialetto elettronico per i due coniugi. Il caso aveva avuto un iter giudiziario molto travagliato, con denunce presentate dalla donna, che ora ha 41 anni ed è assistita dal legale Massimo Rossi, anche fuori dalla Lombardia. Tra l'altro Stefania Ascari, deputata del Movimento 5 Stelle e membro della Commissione Femminicidio, ha presentato un'interrogazione parlamentare al Ministro della Giustizia, nella quale scrive che nonostante le gravissime accuse di violenza sessuale da parte del padre adottivo e torture, nessuna attività investigativa di riscontro sembrerebbe essere stata compiuta dalla Procura di Siena, che si era occupata della vicenda, e il Tribunale della Libertà di Milano avrebbe disposto l'annullamento del divieto di avvicinamento richiesto alla Procura di Milano, sempre sulla base della presunta inattendibilità della persona offesa. Quanto accaduto, prosegue Ascari, non è accettabile, è doveroso che le autorità competenti facciano rapidamente luce sull'accaduto. Anche l'avvocato Massimo Rossi chiede un'immediata ispezione alla Procura di Siena sui fascicoli riguardanti l'assistita, che non è stata protetta, afferma sono state svolte tutte le indagini in relazione a quelle violenze inaudite da lei subite tra il 2007 e il 2015. Cambiamo adesso argomento. Inaugurato il DS Biotech Campus, centro all'avanguardia in Italia e in Europa per la diagnostica in vitro, ma a mancare il dialogo con il biotecnopolo. Cristian Lamorte. È stato ufficialmente inaugurato a Monteriggioni il DS Biotech Campus, il più grande centro in Italia di ricerca e sviluppo e produzione biotech dedicato ai dispositivi diagnostici in vitro e tra i più importanti e all'avanguardia in Europa. Il nuovo campus, in cui sono stati investiti oltre 25 milioni di euro, è stato realizzato in due anni dalla DS Diagnostica Senese. Con una superficie di 10.000 metri quadri, il DS Biotech Campus fonde il design italiano e la tecnologia all'avanguardia, con la progettazione e la produzione automatizzata di test, strumenti analitici e software diagnostici, sottolineando il costante impegno di DS verso l'innovazione e il progresso. È una realtà che noi abbiamo costruito con l'opportunità di proiettarci nel futuro e aiutandoci a triplicare la nostra capacità produttiva attuale, perché abbiamo un piano molto ambizioso, siamo già presenti in 100 paesi nel mondo, però vogliamo ampliare la nostra rete distributiva. Abbiamo investito oltre 12 milioni di euro in ricerca e sviluppo in questi anni, perché il nostro è un settore ad alto tasso di innovazione e questa infrastruttura ci aiuterà a rendere possibile che l'innovazione che abbiamo inventato e costruito possa essere resa disponibile per il maggior numero possibile di pazienti nel mondo. Per una realtà come il neonato DS Biotech Campus, inevitabile l'ambizione di poter collaborare con le altre aziende nel settore delle scienze della vita e soprattutto con la Fondazione Biotecnopolo, ma per quest'ultima i presupposti per adesso non ci sembrano essere. Questo dipende tanto dal biotecnopolo, nel senso che qui siete in un sito produttivo specializzato e focalizzato nel cuore di questo distretto, cioè ovvero le malattie infettive, ovvero il sistema immunitario, quindi penso che questa realtà sia una realtà pronta a collaborare col biotecnopolo, al netto che il biotecnopolo abbia voglia di aprire un dialogo con l'industria, capace di trovare progetti comuni su cui collaborare. Ci sono state queste aperture al dialogo già oppure no? Ad oggi no.
Sono state presentate oggi, ma non sono mancate le polemiche, le linee guida strategiche e programmatiche dell'Accademia Nazionale del Jazz. La governance di Siena Jazz risponde agli attacchi degli studenti e dei docenti, rassicurando. Vediamo. Ho letto nei giorni scorsi che questa governance deve essere cacciata, cacciamo la governance, eccetera, però non c'è un fatto, non c'è un'analisi sul perché dobbiamo essere cacciati. Noi stiamo lavorando anche a molti di noi gratis per cercare di dare una mano a questa associazione. Poi chiaro che qualcuno forse ci vorrà fuori, però se uno diciamo deve essere, o una governance deve essere cacciata, ci deve essere una motivazione, non deve essere solo detto cacciamo la governance perché? Allora può avere un senso, se no diventa un insulto. Risponde così il direttore amministrativo di Siena Jazz, Mauro Cianti, ai numerosi attacchi ricevuti nelle ultime settimane, ultimo quello della consulta degli studenti che chiedeva in una nota stampa le dimissioni del presidente, direttore amministrativo e direttore artistico per l'inadeguatezza della governance. Una conferenza dunque, quella di questa mattina, utile per mettere in mostra anche le prossime attività, o meglio presentare le linee strategiche che saranno seguite da qui al 2027 e rassicurare studenti e docenti. I corsi si svolgeranno regolarmente e inizieranno ad ottobre. Posizionamento, rebranding, strategia di business, strategia di marketing, comunicazione e internazionalizzazione, transizione digitale ed ecologica, corporate governance, sono questi i 7 punti presentati questa mattina da Cianti. La maggiore internazionalizzazione, appunto una corporate governance strutturata ad un rebranding, ad un'analisi del posizionamento della struttura di Siena Jazz in un contesto competitivo internazionale. L'obiettivo principale resta risanare il debito di 1.349.000 euro accumulato da oltre 10 anni. Le perdite adesso toccano 688.000 euro e anch'esse sono state accumulate negli anni. La trasformazione in fondazione servirà ad accedere a una serie di risorse fondamentali per i conti. Siena Jazz, che comunque non rischia il collasso, come ha ribadito il presidente Vito Di Cioccio, che vuole pensare soprattutto al futuro. Non abbiamo intenzione di cancellare nessun corso, abbiamo la voglia, un bisogno, quello di riorganizzare e fare in modo che siano sostenibili anche gli altri corsi. Lo scopo è quello di creare un'organizzazione dei corsi che sia finalizzata ad alimentare l'Accademia, quindi a creare le condizioni che, se l'Orchestra Peter Pan forma dei bambini che poi sviluppano un talento nella musica jazz, gli stessi poi si iscriveranno ai corsi pre-accademici, e i corsi pre-accademici devono servire a creare le condizioni affinché gli studenti siano ammessi all'Accademia, all'Università. Malumori nella Lega per Salvini, premier della provincia di Siena. Sono ben 3 segretari del territorio che si sono dimessi. Ce ne parla Viola Carignani. Un problema di comunicazione interna, perché le istanze del territorio non arrivano mai ai vertici del partito e chi lavora dal basso ci mette la faccia e non ci sta a non poter dare risposte. Sembra questa in sintesi la motivazione che ha spinto 3 rappresentanti della Lega per Salvini Premier a rassegnare le dimissioni dal ruolo dirigenziale e abbandonare il partito. Sono 3 segretari che rappresentano un pezzo importante della provincia: Andrea Pinsuti, Amiata Valdorcia, Lorenzo Vestri, Alta Valdichiana Senese, e Cristian Bernini, Crete Senesi. Qui oggi per una scelta che, diciamo, non riguarda solo me singolarmente, ma collettivamente, perché purtroppo qui su Siena, sulla Siena e provincia ovviamente, è complicato fare attività politica nei singoli territori, soprattutto perché non c'è, diciamo, secondo le nostre indicazioni, l'appoggio di cui dovremmo avere, diciamo, da parte di chi sta sopra di noi. Noi riscontriamo un'assoluta mancanza di collegamenti in questo senso, per cui le problematiche del territorio non vengono mai a conoscenza delle collettività. Non è andata giù ai dirigenti della provincia di Siena a ritrovarsi un commissario provinciale, Riccardo Megale di Grosseto, calato dall'alto senza aver potuto fare un congresso, più volte richiesto, per scegliere un rappresentante che fosse condiviso e conoscitore delle problematiche del territorio. Noi avevamo
come gruppo militante della provincia di Siena avevamo più volte richiesto un vero e proprio congresso affinché si eleggesse un segretario. Diciamo che abbiamo capito che non ci sarebbe mai stato accordato, che non c'era la volontà, e senza togliere nulla di rispetto assolutamente al signor Megale, che è una persona per bene, ma noi abbiamo in qualche modo dovuto gestire un certo mal di pancia che ci ha portato a questa scelta. Un mezzo di trasporto per anziani e persone diversamente abili è il dono della Fondazione Progetti del Cuore, la Società della Salute Senese, il servizio di Cristian Lamorte. Un lavoro di squadra tra privati, enti pubblici e associazioni di volontariato per garantire il servizio di trasporto sociale gratuito ad anziani e a cittadini diversamente abili. È questa l'essenza del progetto che ha portato alla donazione, in comodato d'uso gratuito da parte della Fondazione Progetti del Cuore, di un mezzo completamente attrezzato per lo spostamento di persone che ne hanno necessità. A beneficiarne la Società della Salute Senese. Questo servizio di mobilità gratuito sarà attivo sul territorio e permetterà di assistere tutti i soggetti svantaggiati. Si tratta di un progetto che vede la Società della Salute come ente beneficiario di un automezzo attrezzato, incomodato d'uso gratuito, con tutte le spese coperte. Vuol dire bollo, assicurazione, tagliandi, cambi gomme e tutta la manutenzione ordinaria e straordinaria. E questo progetto è stato possibile realizzarlo grazie alle aziende del territorio che sono state coinvolte e hanno contribuito attraverso una sponsorizzazione a realizzare questo progetto. È un gesto in cui si mettono insieme in una sinergia che diventa estremamente fruttuosa, perché si mettono insieme appunto privati e sponsorizzano l'acquisto di un mezzo, e una fondazione appunto che propone alla Società della Salute, la Società della Salute che raccoglie questa offerta e mette a disposizione questo mezzo delle associazioni. Quindi diciamo un insieme di forze, di energie, un insieme di soggetti che si mettono insieme appunto per offrire un servizio che, come il servizio di trasporto, è un servizio fondamentale, insomma, nei confronti delle persone in condizioni di necessità, in condizioni di bisogno. Un'iniziativa organizzata dall'associazione Le Mura con l'obiettivo di rivitalizzare le valli verdi di Siena. L'assessore Maggi, la raccolta del luppolo nella valle di Follonica. Vediamo. Una birra speciale è quella delle Mura, che viene prodotta con il luppolo che cresce tra i mattoni della cinta muraria della città di Siena. Ormai da 6 anni l'associazione Le Mura produce questa birra andando a raccogliere un luppolo che nasce e cresce spontaneamente lungo la cinta muraria. Pochi giorni fa le infiorescenze sono state raccolte dai volontari dell'associazione nella valle di Follonica, dove la pianta da cui si ricava la birra fu scoperta casualmente. Tra i partecipanti c'era anche l'assessore Barbara Maggi, che ha colto al volo l'invito dell'associazione che ha a cuore la manutenzione di questo bene comune, cioè quello del Parco delle Mura. Un modo diverso per sensibilizzare i cittadini ad apprezzare e prendersi cura delle mura, delle aree verdi che vi sono custodite e che fanno di Siena una delle città più verdi d'Italia. Tanti i progetti per valorizzare e riqualificare questi angoli della città, tra cui quelli della produzione di un olio delle mura recuperando le olive dalle tante piante che tuttora vivono rigogliose lungo la cinta muraria e nei polmoni verdi, creando un marchio che possa essere di richiamo per andare a scovare i punti più segreti di Siena. Arriva il corso per ridurre lo stress grazie alla mindfulness e yoga, ideato dal Comitato Dante Alighieri di Siena e realizzato con il contributo della Fondazione Monte dei Paschi di Siena e dell'Università di Siena. I dettagli nel servizio. Nuovo approccio, del resto molto collaudato, che è quello delle pratiche mindfulness, dell'autoconsapevolezza e dello yoga, per affrontare situazioni di stress, e noi siamo particolarmente grati sia alla Fondazione Monte dei Paschi che all'Università di Siena per aver contribuito, per aver sostenuto finanziariamente e organizzativamente questo corso, che speriamo possa davvero venire incontro alle esigenze degli studenti e della città di Siena. Un corso per ridurre lo stress attraverso la mindfulness e lo yoga, ideato dal Comitato Dante Alighieri di Siena, di concerto con l'associazione Il Ponte d'Acqua e di Luce e con la supervisione scientifica della dottoressa
dottoressa Yolanta Burzinska ed è stato realizzato con il contributo di Fondazione Monte dei Paschi di Siena e Università degli Studi di Siena nell'ambito del progetto Vie di Uscita Culturali 2023. L'obiettivo principale è quello di offrire ai partecipanti nuovi strumenti per la gestione delle emozioni e degli stati d'animo generati dal disagio attraverso un percorso orientato alla conoscenza di sé. È un'iniziativa che nasce da un bando che Fondazione Monte Paschi ha emesso, Community Hub Culture Ibride, e che ha visto coinvolte molte realtà del nostro territorio, sia pubbliche che private, molti enti del terzo settore, e la Fondazione ha accolto e, come dire, cofinanziato insieme all'Università di Siena, perché è un'iniziativa che nasce insieme all'Università di Siena, 16 progetti. Ci interessa molto questa attività perché è un'attività che è rivolta, specificamente questa che è stata presentata, al mondo giovanile, agli studenti universitari e non solo, per la gestione, diciamo, dello stress, che è un elemento di grande importanza che non riguarda solo, francamente, solo i giovani, ma che diciamo in questo caso vede coinvolte una realtà che è estremamente significativa. Fondazione Monte Paschi nei confronti dei giovani e dei ragazzi fa tante iniziative. Questa è una iniziativa che è, diciamo, anche molto innovativa e anche originale. Ultimo appuntamento di stagione per cavalli e fantini con le corse a pelo che si terranno domenica 17 settembre sulla pista del Tamburo di Montichiano. Viola Carignani. Amava molto le terre di Montichiano Franco Nobile, storico presidente della Lilt di Siena. Ecco perché domenica 17 settembre si terrà, oltre al Gran Premio dei Rioni, anche il Memorial a lui dedicato. Una giornata dove protagonisti saranno i cavalli mezzo sangue e i giovani fantini che intanto bisogno hanno di mettersi in mostra. L'evento, voluto dal Comune di Montichiano e dall'Associazione Proprietari, Allevatori e Allenatori Cavalli d'Appaglio, vedrà anche la partecipazione della Lilt di Siena. E Montichiano appartiene al dottor Nobile, per professor Nobile, il presidente che mi ha preceduto, che era legatissimo a questa terra, tanto che, come raccontavo prima, aveva istituito una succursale della Lilt qualche anno fa a Montichiano, proprio per questo grande legame che aveva con questo comune. Loro non l'hanno mai dimenticato, tanto che è stato istituito il Memorial Franco Nobile, che vedremo per l'appunto insieme al Gran Premio dei Rioni domenica 17. Lo ricorderemo in quell'occasione, e il Memorial servirà proprio per rammentare quanto ha fatto per quella terra, e ci saranno appunto all'occasione, una seconda occasione in quella giornata, per mettere in risalto giovani fantini e cavalli. 22 i cavalli iscritti, che correranno divisi in tre batterie con inizio la mattina alle 10. I migliori 12 correranno nel pomeriggio il Gran Premio dei Rioni e il Memorial Franco Nobile. I finalisti potranno essere alloggiati in comodi box, dove avranno il tempo per recuperare le fatiche in attesa del via finale agli ordini del mossiere Andrea Calamassi. Il comune, con veramente un enorme sforzo economico, si è pensato di mettere 12 cavalli stabili a Montichiano. In totale sono 12 cavalli e faranno le finali. Ecco, quei 12 cavalli, chiaramente, qualcheduno venendo da fuori, e quindi, voglio dire, stando lì 3-4 ore, non potevano certamente stare dentro a un camion, e quindi chiaramente li abbiamo ordinato questi box, quindi con maggiori spese sia per noi come associazione sia per il comune. Però mi sembra che si dia un bel servizio, insomma, sia per i cavalli che per i proprietari. Spostiamoci adesso in Valdelsa. È ufficiale il sostegno del Movimento 5 Stelle alla coalizione civica di Pietro Pii. Tuttavia il partito pentastellato appoggerà Colle Sarà senza simbolo. I dettagli nel servizio di Simone De Mianturi. Movimenti politici già in atto a Colle Valdelsa, dove la partita per le elezioni è già iniziata. Il Movimento 5 Stelle, guidato da Monica Sottili, appoggerà la candidatura di Piero Pii nella coalizione civica. Però il Movimento Pentastellato Colligiano appoggerà Piero Pii senza simboli, quindi senza snaturare l'anima civica della coalizione.
Il patto all'interno di Colle Sarà è di non portare simboli di partito all'interno della coalizione che si dichiara civica in maniera cristallina. Quindi niente simbolo dei 5 Stelle alle prossime elezioni comunali di Colle. La prima volta dei grillini fu alle elezioni del 2014, quando il candidato sindaco pentastellato Roberto Galgani superò il 13% con 1.583 voti. Nel 2019 era proprio Monica Sottili la candidata che superò il 12% con 1.378 voti. Per le elezioni del 2024 il Movimento 5 Stelle Collegiano, senza simbolo, si va ad aggiungere alle liste Super Colle e Io Cambio nella coalizione di Piero Pii. Il regista Matteo Garrone ha partecipato alla proiezione del suo film Io Capitano, che racconta un viaggio di speranza dal Senegal verso l'Europa, in Italia più precisamente. Per l'occasione sono stati presenti in sala rappresentanti della comunità senegalese di Poggi Bonzi. Il servizio. Il maestro Matteo Garrone era presente al Cinema Garibaldi per la proiezione del suo ultimo film, Io Capitano, vincitore del Leone di Argento al Festival di Venezia. La pellicola racconta dell'Odissea contemporanea che rappresenta il viaggio dei migranti dal Senegal all'Europa. Una serata di cultura, ma soprattutto di riflessione e inclusione. Non a caso in sala erano presenti molti giovani della folta comunità senegalese di Poggi Bonzi, invitati all'evento. A rappresentare il comune c'era l'assessora Susanna Salvadori. Bellissima serata di cinema, di cultura e di condivisione ieri sera al Cinema Garibaldi di Poggi Bonzi. È stato proiettato in sala il film Io Capitano di Matteo Garrone, che ha vinto il Leone d'Argento al Festival di Venezia, che si è concluso sabato scorso. Dopo la proiezione del film abbiamo avuto la possibilità di incontrare, di parlare, di confrontarsi a lungo con il regista, che non si è sottratto alle tantissime domande, anzi in modo molto generoso si è donato al pubblico, e insieme con lui anche i giovanissimi protagonisti del film, che sono ragazzi senegalesi e non avevano mai recitato in un film. Hanno anche cantato, hanno cantato davanti al pubblico appunto dei canti popolari senegalesi. E insieme in sala tantissime persone, veramente tante persone, e anche tantissimi giovani della comunità senegalese che hanno fatto tantissime domande. C'è stato questo incontro molto molto bello, quindi dico grazie al Cinema Garibaldi, a Mario Lorini, che è l'organizzatore di questa bellissima iniziativa, bellissima serata. E ci spostiamo adesso in Val di Chiana per parlare del successo della 27esima edizione del Live Rock Festival, che si è tenuto ad Acquaviva a Montepulciano. Il servizio. Si è conclusa l'edizione 2023 del Live Rock Festival di Acquaviva, che anche quest'anno ha visto migliaia di persone affollare i giardini ex Fiorale per vivere 5 giorni di concerti a ingresso gratuito con il meglio della scena internazionale italiana. Un'esperienza a tutto tondo, quella offerta dal collettivo Piragna, che ha unito artisti di ogni genere per venire incontro ai gusti di ogni tipo di pubblico, e un'offerta culinaria completa passando dal mercatino fino al tradizionale trekking, organizzato insieme a Lega Ambiente per scoprire l'impatto dell'uomo non sempre positivo sulle campagne attorno ad Acquaviva. Un'edizione da record dunque per quello che ormai a tutti gli effetti uno dei festival più importanti del centro Italia, e non solo, come testimoniato dalla grande offerta musicale con artisti provenienti da tutto il mondo. Dalla regina dell'alta elettronica italiana Meg, passando per i Deus, la storica band Bag tra le più importanti e innovative sin dagli anni 90, passando poi per la principessa del punk queer regina dell'electro clash Peaches, e la band congolese dei Jupiter Onquest, capace di trasportare la tradizionale musica africana nella modernità, chiudendo poi con il provocatorio Aurora Borealo, autodefinitosi il miglior cantante stonato del mondo. Tutti ingredienti giusti quindi per un festival che cresce di anno in anno e che è arrivato alla 27esima edizione non ha alcuna intenzione di fermarsi. Lo sport, il Siena inizia all'era Giacomini. Per il Siena Calcio questa mattina nella Sala delle Lupe di Palazzo Pubblico è stata presentata la nuova società e anche il nuovo logo. Veronica Costa. Il Siena Calcio si presenta alla città
Questa mattina nella Sala delle Lupe di Palazzo Pubblico è così iniziato ufficialmente il nuovo percorso dei bianconeri. Il presidente Simone Giacomini ha parlato per la prima volta a tifosi e giornalisti, spiegando la scelta di arrivare a Siena e il grande lavoro di questo periodo per formare la squadra. Obiettivi chiari, ma anche la consapevolezza di avere tempi stretti. Durante la conferenza è stato inoltre presentato il nuovo logo della società. Per me è una grandissima occasione essere qui, infatti sono felicissimo, è un'occasione... un imprenditore giovane che prende la proprietà del Siena e dal basso come non è mai stata, e per riportarla in auge per me è una grandissima sfida che mi stimola tantissimo, e quindi sono veramente molto contento di essere qui con voi. L'obiettivo è quello di fare le cose serie, strutturare un'azienda, il Siena FC, renderla un'azienda strutturata e poi vincere le partite e salire con i giusti tempi. E non è stato un mese di costruzione, è stata una settimana di costruzione, perché dovevamo aspettare il ricorso del TAR. Noi lavoravamo, io l'ho sempre detto, l'ha detto anche prima il sindaco, l'avrei presa anche in terza categoria, perché comunque per me era ineccepibile che il Siena sparisse. Grande la soddisfazione anche del sindaco di Siena Nicoletta Fabio, dopo un periodo molto difficile per il futuro del calcio senese, che ha portato poi alla nuova società. Entusiasmo e credibilità, gli elementi decisivi per la scelta di Giacomini. Siamo riusciti, senza essere frettolosi, ma con una tempistica sicuramente accelerata, siamo arrivati a questo, che è un primo risultato. Ma intanto l'entusiasmo, l'affidabilità, evidentemente come imprenditore e anche come uomo di calcio, non ultimo anche la conoscenza con Bernardo Corradi, lo ammetto, perché evidentemente per noi senesi credo che sia un motivo in più, ecco, un piccolo valore aggiunto. Parliamo adesso di campo, perché il Siena tra pochi giorni ha già il primo appuntamento di campionato contro la Fortis Juventus. I giocatori continuano ad allenarsi a Canciano Terme, mentre il direttore sportivo Guerri è al lavoro per far crescere la rosa. Ancora Veronica Costa. Appena presentato il nuovo Siena Calcio ed è già tempo di scendere in campo. Domenica infatti i bianconeri hanno in programma la prima gara di campionato con la Fortis Juventus. Circa 18 i giocatori che saranno disponibili, secondo quanto affermato dal direttore sportivo Simone Guerri. Beh, innanzitutto i primi passi sono individuare un posto dove allenarsi. Purtroppo nel territorio non è possibile in questo momento, nella fretta siamo andati a Chianciano. Poi andando per gradi siamo andati a scegliere un allenatore, un profilo secondo la proprietà adeguato, insomma, per la sfida che ci attende, anche per intraprendere un percorso che ha già fatto questo allenatore. Poi abbiamo scelto un allenatore di personalità, un allenatore pratico, conoscitore di calcio, quindi da questo punto di vista sono molto, molto tranquillo. Passo successivo è andare a vedere un po', cercare nel territorio chi potesse essere disponibile. Uno, perché come atteggiamento mio, ma anche della proprietà, vogliamo coinvolgere il più possibile le risorse di Siena, che ce ne sono tante, sono importanti, quindi è chiaro che ho preso anche dei no, perché veramente i matrimoni si fanno in due, giocatori che sono anche in altre categorie, società magari che non le lasciano anche andare, quindi qualcuno di Siena l'ho trovato, soprattutto i ragazzi giovani, ne dovrò chiamare altri. Quindi è creare una statura di calciatori importanti, di uomini soprattutto importanti, che devono calarsi nella categoria, che è la cosa più difficile. Tra i giocatori che si stanno allenando a Chianciano in questi giorni, i portieri Giusti e Di Fusco, i difensori Pagani, Morosi, Cavallaro e Agustinone, i centrocampisti Bianchi, Masini, Lollo, Galligani e Ravanelli, per l'attacco Ricciardo. Ancora un lavoro in divenire che dovrà completarsi nei prossimi giorni, con dei tempi molto stretti in vista della prima gara. È chiaro che andremo a affrontare una partita che magari forse al completo saremo sabato mattina, forse venerdì, spero. Venerdì che ci sarà una rosa completa, quindi sarà anche compito del mister e l'intelligenza dei calciatori. È chiaro che questa intesa non potrà essere in campo, quindi mi aspetto che con qualche giocatore di esperienza in più, insomma, la voglia loro, la disponibilità c'è tanta. Ed era questa la nostra ultima notizia, non ci sono aggiornamenti dell'ultima ora, vi ricordo che a seguire ci sono le previsioni del tempo, ma vi invito anche a seguire i nostri programmi. L'informazione locale tornerà domani a partire dalle 13:30. Grazie per essere stati in nostra compagnia.